Molto più di un semplice festival, ma un modo per fare aggregazione sarà un'esperienza magica. Nasce con questo obiettivo la seconda edizione di Mondi Possibili, che si terrà il 3 e il 4 agosto nella cornice del Borgo di Siderno Superiore. Saranno i libri e i fumetti i protagonisti di due giorni ricchi di eventi e ospiti. Il borgo verrà animato da mostre, allestimenti, spettacoli musicali e teatrali che intratterranno grandi e bambini. Non mancherà poi una vasta area food. Il programma è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa a Siderno. Tanti gli ospiti attesi, tantissimi autori, ma non solo. Quest'anno ci sarà musica, libri, fumetti, tante attività. Quello che abbiamo puntato a fare è creare un'esperienza che si potesse vivere senza doversi spostare da casa. È stata una missione che ci siamo presi con grande orgoglio e con grande entusiasmo, e pensiamo di esserci riusciti. L'altra qualità di questo evento è l'aver sfruttato il centro storico cittadino, che si è rivelato essere veramente adatto e ha creato una sorta di atmosfera magica che bene si adatta a questo tipo di evento. Quest'anno la direzione artistica Antonio Strangio, assieme alla consigliera Felicità, che hanno curato in ogni dettaglio il Mondi Possibili, hanno voluto dedicare soprattutto al, quasi facendolo diventare, accostare ad un comics, quindi è una serie di eventi sia per bambini sia per adulti, per adolescenti, che veramente sappiamo sarà una sorpresa in ogni, sotto ogni aspetto.